andando. Aspetta, sta andando pure Sì, verifica la connessione. lì. Ok, ci siamo? Perfetto. Allora, seconda puntata di Inside Music, qui con Andrea Persano. Non ti Ciao posso Manuel. fare, non ti posso far fare l'applauso dal pubblico perché non abbiamo pubblico, ma aspettiamo appunto che i nostri followers si colleghino su Instagram. Niente, che cos'è Inside Music? Partiamo dal dire che Inside Music è un progetto, un qualcosa creato per parlare di musica, per parlare della parte bella della musica che unisce le persone, la musica che comunque ci aiuta ad avere un dialogo con gli artisti e che cancella ogni tipo di disuguaglianza tra appunto chi l'ascolta e chi comunque no, è tutto il genere musicale. Vediamo innanzitutto perché è nato Inside Music. Inside Music è nato, come dicevo prima, per aggregare, quindi non per dividere, è un progetto fatto per unire le persone. Ho deciso di intervistare Andrea semplicemente per un motivo. Piccola premessa, intervistare non è il termine giusto, ma magari è quello che mi viene più spontaneo, no? Fare Dire quattro fare chiacchiere quattro dopo essere andato chiacchiere con via. Andrea, perché comunque è un qualcosa di spontaneo, un qualcosa che lo facciamo nel tempo libero e che comunque vogliamo condividere con tutti noi, con tutti voi più che altro. E niente, volevo iniziare appunto la serie di quattro chiacchiere con Andrea perché non so se voi sapete, ma Andrea si sta cimentando nel mondo del DJing, nel mondo di mettere i dischi, di andare in giro nelle serate. Quindi comunque è un ragazzo che comunque si sta mettendo in gioco, che secondo me è la cosa più importante poi alla fine. E Certo. niente, quindi faremo quattro chiacchiere con Andrea per vedere un attimino quali sono le problematiche che sta incontrando, quali sono le difficoltà che sta avendo, quali sono la parte bella e la parte brutta, secondo lui, del mondo della notte. E niente, Andrea Persano, che dire, forse non tutti, appunto, come dicevo prima, tutti sanno che Andrea è un figlio d'arte, quindi dobbiamo anche un pochettino, no? Informare un po' tutti. informare un po' tutti appunto, le origini, da dove è nato tutto. Quindi, Andrea, cosa c'è da dirci? Allora, innanzitutto volevo ringraziare Alberto per No, l'invito. vabbè, figurati. Allora, da dove nasce tutto? Nasce tutto per pura passione, anche perché ancora le serate sono poche, comunque. È solo pura passione. E inoltre, come hai già detto te, io diciamo sono figlio d'arte, sono fiero di dire questo. Mio padre era un DJ ha lavorato anche in radio, quindi comunque ha un po' di esperienza in questo campo. Certo, ha esperienza da vendere, diciamo, cioè. Poi sarà lui, ecco, a dirti nelle Sì, prossime magari nelle prossime puntate. spoiler alert, no? Nelle prossime puntate, Giuseppe Persano. E niente, io mi sono voluto cimentare in questo mondo, ripeto, per passione, ed è molto bello avere appunto mio padre che ha avuto un passato in questo mondo, perché lui a volte mi dà dei consigli, mi fa scoprire mondi, generi musicali che io neanche immaginavo che magari potessero Magari esiste. esistere. Esatto. O comunque tracce o playlist intere che venivano suonate e venivano accettate davvero bene dal pubblico, tracce che adesso neanche i DJ immaginano di mettere in Certo. discoteca. Perciò parliamo anche a volte del cambio del genere musicale e del cambio appunto della figura del DJ, perché lui proprio mi diceva che prima, quando suonava lui, il DJ non era una figura importante nella discoteca, appunto, comunque nei locali affermati. Ma adesso è diventata proprio la star della serata, possiamo Certo, dire. certo. Perciò, ecco, c'è stata, possiamo dire, un'evoluzione in questo campo. Certo, no, ma sostanzialmente, per assurdo, forse neanche tu lo sai questa cosa. Ma il DJ molte volte non è come adesso che comunque viene, come dicevi appunto tu, messo al centro dell'attenzione.
ma è un qualcosa di che magari all'epoca neanche si vedeva, Certo, perché la certo. gente appunto andava per Ma non ballare, si vedeva capito? nel vero senso della parola, Sì, 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 sì. erano in una postazione nascosta, cioè nessuno sapeva chi suonava, che musica Esatto. si metteva, si andava per divertirsi, si andava perché c'era la musica che ti C'era piaceva, per voglia di esperienziare, divertirsi, ecco quello. quindi. Non si andava perché c'era il personaggio della situazione che Certo. magari andava Tu considera che in per quell'anno. assurdo, oltre ai DJ in console, non c'era nessuno. Il DJ, il tecnico luci in qualche discoteca. E io ricordo proprio in una discoteca del tuo paese che la console era posta sopra il bar. Cioè, quindi il DJ aveva soltanto una piccola finestra per vedere la pista. Quindi è una cosa paradossale È perché. paradossale anche perché prima, come possiamo ricordare, le tecniche di mixaggio erano molto più difficili. Certo, Erano molto più certo. difficili. E pensare che adesso con una chiavetta si facciano i milioni, Certo. si diventa famosissimi. Sì, Perciò sì, è sì, sì, assurdo, è sì, sì. paradossale come dicevi No, vabbè, ma ovviamente ci sarebbe tantissimo da parlare, te. no? Quello Su sì. quanto la tecnologia abbia favorito, no? Il corso, cioè, abbia favorito e abbia cioè, sfavorito anche comunque la manualità, quello che comunque, ok, abbiamo delle interferenze ogni tanto. Certo, E il bello della quello, diretta. sì, quello che appunto la tecnologia è appunto andata a favore. E può anche essere dannoso perché molti, magari chiunque adesso, no, potrebbe prendere una piccola console o qualcosa, Certo. però la differenza tra, secondo me, tra un DJ magari abbastanza affermato è comunque la cultura e la storia che porta, no? Certo, Quindi certo. comunque sapere le varie storie di un DJ, le varie serate, i ricordi, secondo me è una cosa figa, capito? Sì, Interessante. è appunto perciò, magari, no? Un tuo padre, che comunque no, ha girato il Salento, c'è cioè davvero tantissimi locali. Cioè, secondo me, in questa fase di creazione, no? Di Andrea Persano come DJ, secondo me è fondamentale. È fondamentale, te lo posso garantire io, anche perché quando a casa mi esercito e lui mi dà dei consigli, consigli magari possono essere stupidi, però magari ti servono per migliorare anche la tecnica appunto di mixaggio Certo. e consigli anche comunque in campo, nel campo del genere musicale, perché ogni DJ comunque poi ha il suo campo. Io a Certo. me piace immergermi, mi è piaciuto appunto fin da subito immergermi nell'R&B oppure comunque soprattutto nel reggaeton, che è il genere che Ok, io preferisco. Però a volte quando sono a casa con mio padre mi piace anche sentire quelli che erano i pezzi che si sentivano negli anni 80, che è stato il periodo in cui mio quindi padre partiamo dal dire che comunque sei un DJ abbastanza commerciale. commerciale, sì, Ok. commerciale. I generi che ti piace toccare sono l'house, cioè tutta la parte commerciale di Commerciale, molti generi, sì. Quello però vuoi focalizzarti maggiormente sul reggaeton. sì, Perché il infatti. reggaeton? Cioè nel senso, molti di voi, no? Ad esempio, io quando ascolto una canzone di reggaeton, a me piace, perché comunque ha un ritmo un po' più tranquillo, un po' più coso, un po' più. Altri invece, no? Dicono, a me non piace il reggaeton, perché comunque è la musica del momento, è l'ondata. Cioè, perché hai scelto il Ti reggaeton? dirò, molti mi domandano perché il reggaeton? A me piace rispondere perché no? Perché no il reggaeton? Allora, Sì. diciamo che a certe domande tu non puoi dare una risposta perché una cosa ti piace e basta, non vuoi neanche interrogarti. Certo. Perché altrimenti ti compliceresti la vita. A te, quando piace una cosa, secondo me deve essere quella e non devi a Sì, volte farti tante ovviamente. domande, quello. E ovviamente ho avuto delle difficoltà all'inizio proprio per questo motivo, ovvero io sono un amante della musica, mi piace Ok. tutta la musica, tutti i generi, tutti i tipi di musica, perciò all'inizio mi è stato un po' difficile diciamo, focalizzarmi su un solo genere. Però poi col tempo capisci quando suoni a casa, oppure anche quando senti la Certo. musica con le cuffie, ti capita sempre quel genere, allora dici,
È questo che devi suonare. Non c'è Sì, niente da sì. fare. E poi secondo me non c'è più bella cosa, me lo puoi confermare te, di suonare le tracce in discoteca che più ti piacciono. Far Sì. arrivare alla gente quello che piace a te. Trasmettere. Che Esatto. secondo me è qualcosa che si è perso un po'. Nel senso, vengono suonate tracce solo perché sono belle, solo perché piacciono, e non vengono suonate perché piacciono a te, quindi per trasmettere delle emozioni. DJ anche come condivisione di generi musicali, perché Certo, è normale non quello. puoi proporre, a mio avviso è impensabile che un DJ Cioè, proponga una traccia che Alberto parla la non storia, cioè la piace. musica Cioè, è stata sì. creata per legare le persone tra di loro. Tu Certo, non puoi sfatare certo, sta certo. leggenda. Allora, ieri abbiamo fatto delle storie, anzi una storia, dove chiedevamo ai ragazzi di fare qualche domanda ad Andrea o qualche considerazione, tutto. Allora, abbiamo Francesco Magurano che ci dice appunto, mi raccomando, non usare il tasto sync. Allora, facciamo una premessa. Che cos'è il tasto sync per i non addetti ai lavori? Il tasto sync è quel tastino che facilita la vita di noi DJ, che fa sì che i due BPM delle due canzoni vengano livellati, vengano messe a tempo le due canzoni automaticamente mediante appunto degli algoritmi, dei software e via. Ci sono alcuni che sono favorevoli, altri sono contrari, un po' come no? Quando con l'avvento della trap, no? Ad esempio, molti dicono: ah, che cos'è questa musica brutta, non mi Certo, piace, non c'è certo. un testo, non so, sì. Magari perché avevano ballato perché magari hanno vissuto gli anni 80, gli anni 90, quindi Certo. hanno comunque, no, avuto la musicalità di quei tempi. È un po' come un passato contro futuro, no? Cioè, magari tu considera, per Diciamo. assurdo, no? Molte volte, cioè, uno strumento che magari adesso ci sembra normale, in passato è stato criticato tantissimo. Ad esempio, la chitarra elettrica. La prima volta Sono che, d'accordo. no, artisti come Jimi Hendrix e loro, no, si cimentavano nel comporre e nel suonare la chitarra elettrica, tutti erano spiazzati, no? Quindi dicevano: ah, che brutta questa novità, così. Magari adesso è una cosa normalissima che si Certo. usi acustico, no? Diciamo E che così. ritorniamo sempre al discorso iniziale, ovvero le tecniche di mixaggio, appunto, che sono cambiate appunto col tempo, Certo. perché come possiamo ricordare. Prima il tasto sync non esisteva Certo. assolutamente, esisteva appunto solo il fader che appunto molti DJ più DJ affermati appunto utilizzano per mettere la traccia sullo stesso BPM, sugli stessi battiti per minuto, BPM sta per battiti per minuto, e diciamo, molti lo usano, credo che si usi comunque il tasto Certo. sync, però io sono d'accordo con Francesco se non sbaglio. Francesco, sì. Infatti non utilizzo molto il tasto sync, ma non utilizzo neanche molto il fader, dato comunque il genere utilizzato, che il genere che suono, ovvero quando suono la commerciale, magari se devo mixare per far sì che sia un mixaggio un po' più, diciamo, fresco, più veloce, Sciallo. sciallo, utilizzando anche il filtro, mentre se vado con reggaeton o con reggae butto, Ok, cose del con degli genere, ok. extended, Gli no? extended così, lì sono molto importanti i BPM, o anche magari quando a casa mi diverto con la tech house o con l'house che Ah, scopro insieme a mio padre, ok. che lì sono appunto fondamentali. E io ammiro i DJ dell'epoca e mi chiedo come facessero appunto a mixare con quella facilità, ecco. Sì, no, indubbiamente non era facile, ma perché appunto lì subentrava tutto un lavoro di allenamento, un lavoro di conoscere il disco, la storia, la formazione comunque metrica di un disco, no? Quindi Certo. non è che si possono fare i tagli a stacco così come se nulla fosse, quindi è un qualcosa di più settoriale, vediamo lì, no? Allora, un altro ragazzo, si chiama Gabriele Rainò, ci chiede: è stato difficile approcciare a questo mondo da DJ? Cioè, io penso che più che altro questa sia una domanda un po', no? Larga, cioè, te la voglio stringere come range di risposte. Cioè, nel senso, quali sono le difficoltà che hai incontrato, no? Magari per la prima volta quando ti sei approcciato al mondo del DJing? Allora, la prima di tutte, il primo problema è stato appunto questo del genere,
di cui ti parlavo prima, quindi. che poi comunque non è un problema, sono più dei dubbi che poi col tempo riuscirai a risolvere, ecco. E la seconda è, appena mi è arrivata la console a casa, la mia prima console, 12 anni se non sbaglio, l'ho vista e ho detto, da dove Non devo capisco. iniziare? Da dove devo iniziare? Poi col tempo, secondo me, in tutte le cose ci devi mettere passione, Certo. perché se metti passione poi le cose ti escono da sole, ti escono bene anche soprattutto, sia che tu suoni per lavoro, sia che se tu lo faccia per Passione, per hobby, passione no? comunque, perché se usi comunque la passione, appunto, se lo fai solo ed esclusivamente per passione, perché sei legato alla musica, perché sai... E, a cosa serve appunto la musica, ovvero Certo. a connettere le persone tra di loro, allora poi le cose ti escono facili e ti piace esercitarti 2, 3, 4 ore, Certo, 5, perdi no. proprio La concezione del la tempo. concezione del tempo, ma appunto ripeto, perché lo fai con passione, ecco. Quindi Certo, questa certo. è la chiave per risolvere tutti i Sì, la problemi. passione, no? Ho visto come motore attivo, no? Di tutto quello che fai. Certo. Allora, qui ci spostiamo, diciamo, con un'altra domanda più sul lato social, no? Vediamo che magari prima il DJ non era neanche visto nell'ambito della discoteca, ora è molto importante anche la questione L'approccio social. social, sì, certo. Allora, Joshua ci chiede, più che altro ti consiglia, innanzitutto ti consiglierei vivamente di mettere il profilo pubblico anziché privato. Ti ringrazio. Questa è una grande. Nulla da Anch'io te lo dire, hai dicevo. ragione, hai Come ragione. mai questa scelta? Cioè, vuoi fare una selezione Magari... all'ingresso? Cioè, come mai hai scelto questa cosa? O Allora, casualmente? ti dirò, se prendo il cellulare ho 40 richieste da accettare o da eliminare, ma perché appunto sono pagine Sì, fake, seguimi, ti segui, sai come vabbè. funziona. Ma non ho nessun problema, appunto. L'unica cosa, come sai, quando metti il profilo pubblico, appunto, devi selezionare una categoria e poi andare a Certo. mettere DJ. Io ancora mettere la categoria Ancora DJ dici? non me la sento. Sicuramente metterò il profilo pubblico perché non ho assolutamente problemi. Anche perché i social sono importantissimi. Però non la ritengo una cosa Una fondamentale, ecco, priorità, una dici? priorità, ecco. Sì. Perciò grazie del consiglio. Allora, Edoardo Maglie scrive poi. Ciao Edo, se ci stai guardando. Allora, calciatore, politico e adesso anche DJ. Massimo 2 mesi ed esce anche il primo film. No, Allora, cos'hai da dire? Cioè, nel senso, più che altro la parte comunque interessante riguardo appunto Inside Music, riguardo questa affermazione, è anche, no, la questione che comunque sei stato anche rappresentante di istituto di una scuola molto importante di maglie, no? il grande Capece. Esatto. E comunque nel corso degli anni vi siete trovati, comunque vi siete interfacciati con delle culture diverse dalla vostra. Mi spiego. Ovviamente la vostra è una scuola, non è un'organizzazione di eventi. Però comunque voi avete fatto delle serate, abbiamo fatto delle serate Sì. con 1200-1300 persone. Quindi comunque degna di nota, cioè per come vi siete informati, per come vi siete Ricordo, mossi più che certo. altro, no? Quindi, come hai vissuto tu adesso a passare dalla parte del DJ e dalla parte del ragazzo che va alla festa scolastica e non più dalla parte dell'organizzatore? Questa è una bella domanda. Allora, c'è da dire che noi, al di là delle varie feste, al di fuori della scuola abbiamo organizzato anche in ambito musicale le assemblee, tutte con Certo. musica live o con DJ set, la grande, grandissima autogestione con il circolo musicale, che tu ben conosci, devo Sì. dire. E poi abbiamo organizzato anche il ballo di fine anno con il nostro amico Mattia, quest'anno è venuto a suonare lui. Ma bella domanda, perché io mi sono candidato anche lì per pura passione, perché per passione nei confronti del Capece, che io Certo. adoro come scuola, ma anche perché a me piace molto organizzare le feste, vedere che sono ben gettonate, vedere Vedere un mille... riscontro positivo Sì, comunque, certo. no?
Quest'anno ancora, guarda, non so come risponderti a questa domanda perché ancora non l'ho vissuta da DJ. E ci sarà l'occasione all'autogestione, alle varie feste e magari faremo un'altra puntata e ti saprò rispondere benissimo. Rispondere, sì, esatto. Però saranno comunque nuove emozioni e Certo, positive, sempre positive. ok. Good vibes. Beh, normale, adesso ancora no, non ti sei approcciato, no? A Eh questo tipo no, di sto piano piano. piano piano, comunque vedremo un attimino. No, un'altra cosa che mi piacerebbe sapere, cioè, quali sono, ok, tu ora hai deciso di fare DJ. Hai deciso il genere che comunque vuoi approfondire e che ti rappresenta, ok? Qual è magari, no, la cosa che... Qual è il secondo step? Ok, sono riuscito A a... trovare il pezzo del puzzle mancante. Esatto! Potevo Allora, fare un giro assurdo però in una... con un'altra Sì! parola. Allora, il secondo step. Adesso iniziamo piano piano appunto con le feste della scuola, con l'autogestione, magari con altre festicciole. Però a me piacerebbe iniziare a suonare anche in locali e comunque anche discoteche, incrociamo le mani un po' più affermate anche in zona. Comunque Certo. bisogna darsi tempo per queste cose, perché bisogna farsi Beh. conoscere, bisogna piacere anche al pubblico, perché è necessario piacere al pubblico, bisogna avere una bella presenza. E ci sono un bel po' diciamo, di step che vanno curati. Io comunque rimango sempre con una cosa in testa, rimango del parere che io faccio, farò e continuerò a fare sempre. E quello che sto facendo ora solo per passione, perché secondo me se perdi la passione tu hai perso, hai fallito. Certo, no, vabbè, è inutile, cioè, è comunque una... Torni sempre lì qualcosa, esatto, comunque, perché la... torni no? sempre lì ed è una cosa così facile che ad oggi comunque non viene capita, perché a volte si fa solo per soldi. È brutto dirlo, ma è Sì. la realtà dei fatti. Però, cioè, è vero, benissimo quello che dici, su questo non ci piove. E c'è anche da dire, no, che, ok, la puoi fare... per soldi e comunque mettendoci poca passione, però poi a lungo andare chi lo fa per soldi si vede. Perché ti spiego subito. Non è, io che la vivo no, ormai quasi tutti i giorni, Certo. vedo che comunque approcciarmi a... cioè quello che voglio dire sostanzialmente è il DJ non è soltanto il DJ set l'ora che fa a fine, ma c'è tutto un lavoro di preparazione, c'è tutto un lavoro di montaggio per adesso, c'è tutto un lavoro di comunque non improvvisazione, ok? Che tutto sia al proprio posto e che comunque tutto vada per il verso giusto, che non è facile, cioè se Assolutamente. sembra scontato, però non è facile per adesso. Però ti posso garantire che magari chi lo fa per soldi, fama e tutto il resto, a lungo andare poi uscirà perché esce sempre quello che è appunto la tua indole, no? Se uno lo fa per soldi, vedi, se uno gioca a calcio per soldi, prima o poi il mister lo sbatte fuori perché non c'è la passione, Certo. non c'è voglia di andare agli allenamenti, non c'è voglia, no? Quindi a lungo andare, chi comunque c'è sempre e c'è stato rimane, ma perché rimane la passione di fondo? Diciamo che ognuno avrà ciò che si merita. Questo Certo, è poco ma sicuro, breve e senza ombra di conciso. dubbio. Sì, assolutamente. Beh, Andrea, allora, diciamo un attimo un'altra cosa prima di procedere a tutti gli artisti che comunque con cui faremo quattro chiacchiere. Ho pensato di scegliere appunto tre tracce che comunque siano tracce importanti, Certo. rappresentative, no? Il problema però di fondo è quello che ci scontriamo con i diritti d'autore, quindi noi nelle dirette non possiamo mettere tutta la canzone o comunque rischiamo che il video venga comunque bannato da Instagram e Facebook perché ringraziando lo zio Mark. Salutiamo. Ciao Mark, appunto, rischiamo di essere comunque cancellati per Segnalati. segnalati, esatto. Quindi, però comunque a noi piacciono le sfide, a noi piace rischiare, quindi facciamolo lo stesso. Quindi, Facciamo. quello che propongo è: quali sono per te le tre tracce che ti rappresentano e perché?
Ok, se mi permetti prendo il Vai, vai. cellulare, così ti faccio sentire un pezzo, non vorremmo che è Zuckerberg. Si ingelosissa. Ho i diritti d'autore. Allora, Staccalo, non ti conviene staccarlo. Ok. stacchiamo. Allora, io ho scelto, vi faccio vedere, Ok. tre tracce molto, molto importanti, diciamo, per me. Allora, la prima è Silhouette di Avicii. Un DJ a cui io sono molto legato, mi piace molto sia come immagine, sia come suoni e sia come tipo di mixaggio, ecco. E io sono legato molto a questa canzone, che non è molto, non si ascolta molto in discoteca. Mi dà dei problemi. E magari in discoteca devi si sentiamo più levels, cose del Sì, genere. la parte più commerciale, Ecco, no, sì, bravo. Io ho dell'artista. voluto scegliere questa canzone per il significato. Perché lui in una frase dice: "We are the future and we are here to stay." Ovvero, noi siamo il futuro e noi siamo qui per restare. Quindi diciamo che è un inno alle nuove generazioni. E magari ti faccio sentire Sì, una vai. parte. Questa così, insomma, con le voci, ed è molto bello il significato di questa canzone, ecco. No, secondo me comunque anche la parte, no, del testo è una parte da non sottovalutare, perché cioè, soprattutto in questo caso, no? Che comunque è Mi hai una sentito un po' canzone più che ti dalla destra. melodia, Esatto. ecco quello No, sì. ma più che altro è una questione del fatto che questa canzone ti rappresenti, appunto dicendo che le nuove generazioni devono comunque affermarsi, essere, no, presenti all'interno di qualsiasi tipo Certo, di categoria di è a cose. tutti gli effetti un messaggio Sì. che ABC ha mandato, manda e continuerà a mandare sempre. Una domanda a bruciapelo, l'hai scelta più per il messaggio o per la melodia? Ok, Diciamo 50 e 50, ma è più per il messaggio, ecco dai, più per il messaggio, sì. perché è inusuale, cioè Fosse magari stato qualcuno, magari no? un levels, ti avrei detto la melodia, ecco. Ok. Seconda canzone che ho scelto è Get Down Saturday Night del Ok, 1985 di Oliver Cheatham. qui, allora io non sapevo di che cosa, che tipo di canzone avesse scelto Andrea, ma secondo me c'è lo zampino di Giuseppe Sì, è Versano. vero, hai Giusto? perfettamente ragione. Questa è Beccato. la canzone, diciamo, preferita di Giuseppe, di mio padre. È la canzone che lui metteva. Io ho una foto di mio padre, che poi magari ti mostrerà lui quando lo intervisterai, diciamo. E c'è lui che suona, appunto, e con mia madre dietro. Infatti, i miei si sono conosciuti proprio in discoteca, quindi ho un Ah, ok. legame forte con il mondo della Bellissimo. disco, ecco. E insomma, questa l'ho scelta per ricordarmi sempre. Quello che è il mio punto fisso, una volta che magari diventerò un po' più, ecco, Certo, avrei più notorietà, avrei, no? Comunque più. mi rifaccio sempre comunque a quello che è stato mio padre. Quindi Certo. mi piace questa canzone e ti faccio sentire un pezzo subito, la prima parte. Oh. Basso wow. Ok, molto funky, Yes. molto, no? Ed è questo, insomma. E poi per ultimo, come non potevo scegliere una canzone reggaeton, che Certamente, appunto è il mio ovviamente, genere preferito, e questa è una canzone di uno dei miei artisti preferiti, Nicky Jam, e si chiama Juegos Prohibidos, cioè Giochi Proibiti. E diciamo che le canzoni reggaeton, quando si scelgono, se dovessi scegliere una canzone reggaeton, non la sceglierei mai e poi mai per il significato. Perché se vai a vedere i testi comunque parlano sempre di andrà a vedere di cosa parlano, no? No, parlano comunque di Sì, sono relazioni, molto passionali, no? molto passionali, ecco, hai Quindi azzeccato. Però mi piace appunto la melodia, è un po' più lenta rispetto alle altre reggae, non mi piace, ve la faccio sentire subito. Ok,
intro molto trionfale, no? Io sai che tu stai con me, l'ipore solo puedo olvidarte. Hey, y tengo que respetar. Y te lo juro que cuando il solito, ok, è già dalla prima frase è quello che ho detto io, si può capire l'essenza, lui dice, no? Io so che tu stai con lei perciò non posso guardarti, e questo, cioè, riassume quello che è il recito. La parte molto sentimentale, certo. No? Poi loro, popolo latino, cioè, no? Cioè, molto caliente, cioè, molto, esatto. Ma anche come aspetto, no? Modi di vestire, stile, loro, certo, sono molto, no? Molto curano molto il dettaglio, ecco, curano, sì, molto il dettaglio, molto la personalità. Poi magari sono pure stonati, per farti, sì, capire, sì, però, sì, però sì, comunque, c'è, no, un è un senso complesso di unione comunque tra loro che li contraddistingue, ecco. Certo, certo, non è, è una cosa inusuale da, giusto, trovare. Andrea, un'altra cosa ho da chiederti: come ti vedi da qui a 5 anni? Questa sicuramente è una domanda che mi, che magari non mi, molto, mi spiazza molto un po' prima di tutto, perché non vorrei fare previsioni, però che dirti, a me è sempre piaciuto questo mondo, certo, e ora, soprattutto ora che mi sono completamente immerso, e adesso piano piano, appunto, mi ho detto, inizierò a fare qualche serata un po' qua un po' là. E poi, se tutto va bene, vorrei iniziare a suonare in qualche locale un po' più affermato, ecco. Certo, noi te lo auguriamo, almeno io te lo auguro. Grazie. Perché, no, essendo mio amico, essendo prima amici, poi magari, no, colleghi. Colleghi. Per me sarebbe davvero una bella cosa condividere la console insieme. Grazie. E niente, ultima domanda in extremis. Che cos'è per te Inside Music? Allora, Inside Music, da dove vogliamo iniziare? Da quello che c'è. Come fai? Ma il discorso è, no? È quello che anche ho detto nella prima puntata. Ho cercato di riassumere il significato di Inside Music nell'ultima, appunto, nella scorsa, no, diretta. Però, appunto, è un qualcosa che comunque, se non vivi, no? Se non... È vero. Perché magari anche è una così... cosa che va oltre la diretta, bravo, ok? Bravo. Perché anche così magari è come se avessi comunque un pubblico. Sì. Sembra strano, però è così, ve lo assicuro. E cos'è per me Inside Music? Te lo dico con una parola. Per me Inside Music è innovazione. Innovazione perché comunque in zona nessuno si è cimentato... a fare, appunto, un format come questo che hai creato te, e questo ti fa onore, eh? Ti fa onore, oh, perché sì, devo dirlo, perché, come dicevo prima, ritorniamo al discorso di prima, molto spesso ci cimentiamo, appunto, nel mondo del DJing solo per soldi. Poi sì, ognuno avrà quello che merita, ecco, certo, a lungo andare. Ma questo ti fa onore perché, appunto, tu anche tramite questo format ci hai fatto capire quanto tu sia legato, appunto, alla musica, certo, e che tu lo fai anche e soprattutto per passione. Sì, è stata la cosa... E dovresti essere, appunto, un esempio per tutti, secondo me. Io lo spero, e cerchiamo di dare sempre il buon esempio, soprattutto noi ragazzi che si cimentano, certo, nell'iniziare a fare DJ, nell'avvicinarsi al mondo della musica. Poi possono essere DJ, musicisti, artisti, comunque qualcosa. Io penso che qualunque, qualsiasi cosa qualcuno faccia, deve essere fatta sempre con passione. Certo. E questo è il messaggio principale, no? Quindi io nei miei DJ set magari cerco di trasmettere il più possibile quello che è il mio taglio musicale, le mie sensazioni musicali, Andrea pure, ma anche con Inside Music quello che voglio trasmettere a tutti è cercare di dare una botta di spugna a quello che è, no? La parte brutta, diciamo, esatto, esatto, del mondo dello spettacolo. Vorrei, nel mio piccolo, cioè non è che dici che comunque stai facendo chissà che cosa, cioè alla fine, diciamo, stai facendo una cosa molto, molto spontanea. Le grandi rivoluzioni partono, appunto, dai piccoli. Quindi noi incrociamo le dita e ci speriamo. Ecco. Va bene, va bene. Allora, Andrea, non mi rimane che darti in bocca al lupo. Grazie. Mi raccomando.
Sempre top. E niente, noi ci vediamo alla prossima puntata, mercoledì prossimo, ore 20:30 sul mio canale Instagram. Canale Instagram si dice? Sulla mia pagina Instagram, dai. Un po' Sono ragazzi, dai, sono ragazzi. Ciao ragazzi. Arrivederci.